Oggi andremo a preparare degli ossobuchi alla toscana. Farò qualche piccola variazione per farvi vedere come li preparo io e vi garantisco che con questo taglio di carne, sottovalutati a volte ed anche abbastanza economici, perché stiamo parlando comunque di carne di manzo, otterrete un piatto gustoso, buono, economico, con la carne che credetemi si scioglierà davvero in bocca. Prima di iniziare con la ricetta di oggi, come sempre ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Detto questo, andiamo a preparare gli ossobuchi alla toscana. Sigla! Gli ingredienti che ci occorrono per la preparazione di questa ricetta sono 3 ossobuchi dal peso di circa 800 grammi, un trito molto sottile di mezza cipolla, una carota e una costa di sedano, mezzo bicchiere di vino bianco, un quarto di bicchiere di vino rosso, farina quanto basta, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, rosmarino e timo come erbe aromatiche, olio, sale e pepe e da parte ho preparato e sta già sobbollendo da circa un'ora un semplicissimo brodo vegetale con sedano, carota e cipolla. Iniziamo subito dalla preparazione della carne. Andiamo a fare dei taglietti con delle forbici o con un coltello, come preferite, lungo la circonferenza del vostro ossobuco, cercando di rompere la membrana bianca. Con questo piccolo accorgimento eviterete che la carne si vada ad arricciare poi in fase di cottura. In un piatto disponiamo un pochino di farina e andiamo ad impanare i nostri ossobuchi da entrambi i lati, avendo la premura di far aderire bene la farina su tutta la superficie, rimuovendo però quella in eccesso. Man mano che li infarinate, li tenete da parte in un piatto. In una padella abbastanza ampia andiamo a versare abbondante olio extravergine d'oliva. Ragazzi, in questa fase cercate di mettere un pochino di più di olio, non vi preoccupate per il condimento perché successivamente lo andremo ad eliminare l'olio in eccesso, però in questa fase ci servirà un buon fondo di olio, quindi abbondate anche, senza esagerare ma abbondate. Non appena l'olio prende calore ci posizioniamo all'interno i nostri ossobuchi e li facciamo rosolare bene da entrambi i lati. Facendo questa operazione andrete a sigillare i succhi contenuti all'interno della carne, quindi eviterete la fuoriuscita dei succhi stessi e si andrà a formare una bellissima crosticina dorata sull'ossobuco che sarà anche bella da vedere. Una volta che avete dorato per bene da entrambi i lati il vostro ossobuco, a questo punto possiamo anche rimuovere con un cucchiaio l'olio in eccesso. Quindi inclinate leggermente la padella e andate a rimuovere l'olio che è presente all'interno, mantenendo soltanto quello che ci servirà poi per la cottura e per il condimento della carne. Tutto l'altro lo andate a togliere. A questo punto aggiungiamo il rosmarino e il timo e andiamo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco e un quarto di bicchiere di vino rosso. In questa fase mi raccomando, la fiamma al di sotto deve essere abbastanza intensa in modo che la parte alcolica del vino vada ad evaporare velocemente e all'interno manteniamo soltanto il sapore e l'aroma del vino stesso. Aggiungiamo all'interno anche il cucchiaino di concentrato di pomodoro e il trito di sedano, carota e cipolla. Con delle pinze, mi raccomando, questo vale in generale con la carne, non utilizzate mai la forchetta perché poi se andate a bucare la carne tutti i succhi che sono presenti all'interno fuoriescono durante la cottura e si andrà ad asciugare e a seccare, quindi evitate di utilizzare la forchetta quando andate a girarla. Una volta girati i vostri ossobuchi, le verdure andranno direttamente a contatto con la padella e quindi con il condimento sul fondo e iniziamo adesso ad aggiungere il nostro brodo vegetale che avevamo da parte. Come quantità vi dovete regolare più o meno che la quantità di liquido deve arrivare all'altezza degli ossobuchi che sono presenti all'interno. Regolate poi a questo punto anche con sale e pepe in base ai vostri gusti e preferenze. Andiamo a coprire, abbassiamo la fiamma quasi al minimo e lasciamo cuocere la carne su un primo lato per circa 40 minuti. La cottura deve avvenire molto molto delicatamente, quindi mi raccomando con la fiamma. Dopo 40 minuti li andate a girare con molta delicatezza, mi raccomando, perché già a questo punto gli ossobuchi si saranno ammorbiditi già parecchio. E nel caso ce ne fosse bisogno andate ancora a regolare con un mestolo di brodo, questo dipende dalla quantità di acqua che avete ancora presente all'interno della vostra padella. Andate a coprire nuovamente e lasciate cuocere anche dall'altro lato per circa 30 minuti.
Dopo 30 minuti i nostri ossobuchi sono ormai pronti. Togliamo il coperchio e lasciamo andare per altri 10 minuti, in questo caso la fiamma la andiamo ad alzare leggermente in modo che la parte liquida ancora presente all'interno della padella vada ad evaporare e si vada a formare un buonissimo e gustoso fondo cremoso sulla base. Non ci resta adesso che impiattare e lo faremo con molta delicatezza, vi consiglio di utilizzare una spatola quando andrete a prendere la vostra carne in modo che non si vada a sfaldare. Ci disponiamo al di sopra un paio di cucchiai del nostro fondo prendendo sia le verdure sia il fondo di condimento e andiamo a decorare il tutto con una fogliolina di rosmarino per richiamare poi anche le erbe che sono presenti all'interno. Questa ricetta davvero semplicissima è un qualcosa di, credetemi, di eccezionale. La carne si scioglierà davvero in bocca. Il sughetto, il fondo che si andrà a ricavare con il sapore del vino e anche il sapore del vino rosso che darà un maggiore corpo al fondo di cottura, vi garantisco che vi lascerà davvero senza parole. Ragazzi, questa era la mia ricetta degli ossobuchi alla toscana, spero vi sia piaciuta, come sempre iscrivetevi al canale e con voi ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!